Buon pomeriggio a voi. Allora siamo qui con una delle coordinatrici del Presidio di Milano, Giusy. Buongiorno Giusy e grazie della tua disponibilità. Buongiorno. Allora, ricapitoliamo per coloro che magari non fossero ancora al corrente. Sapete che è partito ieri il presidio in oltre 50 città d'Italia davanti alle procure, un presidio che durerà fino al 26 di maggio. Intanto, brevemente, ci facciamo spiegare da Giusy l'obiettivo di questi presidi. Allora, per il secondo anno, perché il primo anno l'abbiamo fatto l'anno scorso, sempre il 23 di maggio, ed è stato un presidio permanente che è durato fino a fine giugno. Anche per il secondo anno ci stiamo presentando per questi 4 giorni davanti ai tribunali di diverse procure dove c'è stata disponibilità di persone a partecipare a questo presidio, con l'obiettivo di sensibilizzare i passanti e in particolar modo tutti i dipendenti anche del Palazzo di Giustizia, perché ormai dopo che Francesco Carbone ha iniziato questa sua battaglia personale, che poi si è trasformata nel 2018 in una battaglia in un'associazione, per avere possibilità di esporre e di trattare le sue denunce, dopo la sua battaglia noi ci siamo accorti che i giudici, i magistrati, i procuratori non hanno risposto. A questo punto diventa importante che ogni dipendente dei palazzi di giustizia venga a conoscenza della lotta che sta facendo Carbone, perché solo se all'interno di questi palazzi c'è una presa di coscienza di cosa viene fatto a molte denunce di liberi cittadini che per diversi motivi, di cui se vedete il video di Carbone capirete che si parla di appalti, si parla di fattori familiari, per cui di bambini che vengono ritirati dalle famiglie ingiustamente, Bibiano lo conosciamo benissimo la situazione. E solo se all'interno del tribunale tutti i dipendenti, ma proprio tutti, gli amministratori, gli usceri, chiunque lavora come impiegato all'interno, in regola e no, perché abbiamo anche scoperto che non tutti sono proprio in regola, all'interno sanno cosa succede. Forse i magistrati, quando dovranno ignorare le denunce, quando passeranno queste carte oppure non le leggeranno del tutto e le lasceranno marcire nel modello 45, lo faranno con meno disinvoltura, perché sanno che dall'altra parte, seduta alla scrivania, la persona che prende quella denuncia e la lascia con un timbro modello 45, per caso mai letta oppure letta e lasciata di proposito a modello 45, la persona che la prende è cosciente di quello che sta avvenendo. Per cui la nostra speranza, il nostro obiettivo è fare in modo che ogni dipendente all'interno del Palazzo di Giustizia sappia, veda qualche video di Carbone, anche altri video di gente che ha denunciato la mala giustizia e ne prenda coscienza. Ecco Giusy, prima parlavamo così un po' dell'esperienza fatta anche ieri, no? Nell'incontrare magari proprio delle persone che lavorano all'interno del palazzo, e così era abbastanza emblematico quello che tu mi raccontavi di questo incontro, se non sbaglio, con un giudice che dimostra un po' la difficoltà. Ce lo vuoi così raccontare? Sì, praticamente consegnando volantino l'ho consegnato a una persona che si è identificata come un magistrato ed è stato difficile, sembrava di parlare su due binari totalmente paralleli, in quanto quando si è parlato del fatto che ci siano moltissime denunce che vengono archiviate come modello 45 e lasciate nel modello 45, per cui non esaminate per poi eventualmente passare ai modelli 21 o 44, praticamente, no, 44 l'ho sbagliato. Vabbè, modello 21, sembrava di non avere la possibilità di comunicazione, perché è evidente che qui stiamo denunciando un abuso e l'abuso è qualcosa di illegale. Invece lui, questo magistrato, continuava a parlare di errori, per cui per me l'errore è in buona fede, perché da un momento che un errore diventa in buona fede diventa un abuso, qualcosa di criminale. Mentre lui continuava a dire, ma guardi che qui c'è un atto di volontà nel non prendere in considerazione quello che stiamo facendo, di non convocare banalmente Francesco Carbone per dirgli cos'ha in questa benedetta valigia blu, perché qui siamo tutti qui, perché siamo tutti molto curiosi di sapere cos'ha Carbone in questa benedetta valigia blu. Perché noi non è che abbiamo Carbone come leader, per noi Carbone è una persona che si è esposta, cittadino comune come noi, che ha avuto il coraggio di esporsi, cosa che nessuno di noi ha molto questo coraggio per tanti motivi, proprio perché non si ha molta voglia a che fare con la magistratura. Per cui
era difficilissimo comunicare. L'unica cosa che io spero di poter aver lasciato a questa persona è la curiosità di andare a sentire le denunce di Carbone, perché se alla fine non hanno la curiosità i magistrati, non hanno la curiosità gli avvocati, non hanno i pubblici ministeri, cioè queste persone che hanno studiato così tanto per la giustizia, io non so chi ce la deve avere questa curiosità, è veramente è curiosa questa cosa, cioè, noi ce lo domandiamo, ma se non sono interessati loro, chi dovrebbe essere interessato? Lavorano tutti i giorni in questo palazzo, o le cose le sanno già, o come dice Carbone c'è la voglia proprio di non sapere. Ecco, un'ultima domanda, permettimi Giusy, così una domanda magari un po' complessa, ma è chiaro che uno poi deve anche cercare di pianificare la propria lotta, la propria battaglia. Quali devono essere secondo te i prossimi passi e come vedi la possibilità di sensibilizzare maggiormente, da un lato come dicevi giustamente tu, i palazzi, e dall'altra però anche l'opinione pubblica? No, non ne ho le competenze. Io quando a un certo punto ho visto la situazione in cui stavamo vivendo, e indipendentemente dal essere d'accordo o meno su quello che è stato fatto in questi 2 anni, ho realizzato che bisognava cominciare a prendere coscienza e smettere di delegare ad altri la tua vita. Per cui se le persone non sono pronte a prendere coscienza, pur dandogli un volantino e continuano a perché è troppo lungo, perché è troppo scritto in maniera piccola eccetera, lo cestinano, signori, è una presa di coscienza personale. Ecco, tradotto un po' è un po' il discorso, no, che ho avuto modo di farvi più volte, no? E anche l'altra sera in maniera molto accurata da parte mia, che francamente devo dire mi sono anche un po' stufato personalmente, quando la gente trova le scuse, no? Anche nei confronti di Francesco Carbone. Sì, però Francesco Carbone è così, però Francesco Carbone è burbero, però ha detto questo, ha detto quest'altro. Ecco, imparare a guardare i contenuti di un'azione, di una protesta, di un'iniziativa, più che guardare chi la propone, no? Chi la propone, come ha detto giustamente tra le righe un po' Giusy, è un influente, cioè Francesco Carbone non deve essere il leader delle persone, e non credo neanche che ne abbia neanche la voglia, leader, e non sia esattamente. Non ne voglio avere lui semplicemente fa delle denunce, ed è evidente che se noi capiamo quello che c'è dietro e siamo interessati, e lo dobbiamo essere, allora tutto questo va a vantaggio della collettività, altrimenti noi continueremo ad avere una giustizia che, attenzione, poi molte persone anche qualificate mettono in evidenza magari da punti di vista diversi rispetto a Francesco Carbone, ma quella è un po' la strada. Niente, noi ringraziamo Giusy. Posso della sua disponibilità. Sì, certo, volentieri. C'è da dire una cosa, che Francesco Carbone su YouTube trovi dei video che sono nati nel torno dal 2007, la sua campagna, dal 2010. Non sono personaggi che sono venuti fuori dal 2020 col Covid, nel senso che cambia molto. E poi una persona che non ha quel linguaggio di volersi farsi apprezzare è forse stata la cosa che più a me interessato. Forse sono le persone più oneste, sono le più limpide, certo, e quelli non hanno che non di cercano di vendere, di vendere, da, di venderci, esatto, qualcosa. Da commerciali. Esattamente, proprio grazie. Quello che forse bisogna vedere. Grazie Giusy, buona giornata, grazie a te.